Oggi entriamo nel vivo delle dinamiche intriganti del Grande Fratello con l'ingresso di Parlavacchiaro nella casa. I concorrenti già si agitano, e le prime frecciatine dell'amore sono state scoccate. Prima di immergerci nei dettagli, voglio precisare che alla fine di questo video, avrete l'opportunità esclusiva di guardare il filmato originale che svelerà tutti i dettagli di questa avvincente situazione nella casa del Grande Fratello. Quindi, tenetevi pronti e non perdetevelo. Esploriamo insieme le prime dinamiche amorose di Parlavacchiaro nel Grande Fratello. Giuseppe Garibaldi non ha perso tempo e ha manifestato apertamente la sua intenzione di corteggiare Perla. Ma attenzione, le sorprese non finiscono qui. Massimiliano Varese, da parte sua, ha fatto capire che potrebbe esserci qualcosa tra lui e la nuova concorrente. Ora, come promesso, vi presentiamo il clip originale del commento di Giuseppe Garibaldi. Non perdetevelo. Ma prima non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al nostro canale per non perdere neanche un aggiornamento e attivate la campanella delle notifiche. Ci vediamo alla prossima. Cosa ti parla mi fa più bene. Io sono felicissima. Mola stress. Non vedo l'ora. Mola stress. No, perché quello ti picchia. Mirko è la sua ex. Ma che c'entra? Ma che c'entra? No, è buono, deficiente. Ma che mi picchia? Io l'ho già anticipato che se c'è un comportamento io che le dà fastidio di dirmelo. Questo è proprio cretino. Questo è proprio scemo. Impara una cosa, sbaglia sull'altra. Che hai combinato, Francesco? Vuole fare il cretino con Perla. No, io so. Vuole fare il demente con Perla. No, ma io sono così, cioè... Oh, fra ti sostengo. Facciamo i denti insieme con Perla. Andiamo in due da Perla. Io non voglio sapere niente. Faccio finta di... Non ci sono, sono sorda.